Le tracce della storia più antica dell'insediamento umano in Valsusa sono più sfuggenti e meno monumentali di quelle dei periodi successivi, ma proprio per questo tanto preziose e importanti. Un viaggio alla scoperta di queste testimonianze si può rivelare un'avventura affascinante alla riscoperta del nostro più remoto passato. In Valsusa sono frequenti i rinvenimenti che risalgono alla preistoria e alla protostoria. I siti archeologici di Chiomonte, Monpantero e Vaie sono tra i più rappresentativi. Il sito della Maddalena a Chiomonte ha restituito tracce di frequentazione dall'ultimo quarto del quinto millennio, neolitico recente, al quarto secolo avanti Cristo, età del ferro. Il vivere quotidiano dell'epoca è testimoniato dagli oggetti in pietra e ceramica rinvenuti dagli archeologi della soprintendenza durante le ripetute campagne di scavo e conservati presso il museo locale. Vasi in ceramica e strumenti di pietra levigata sono riconducibili ad un insediamento e a una necropoli della fine del Neolitico, mentre i materiali successivi sono più rarefatti, con l'eccezione del ricco corredo di una donna del IV secolo a.C., oggi custodito presso il Museo d'Antichità di Torino. La visita del sito archeologico, attrezzato con pannelli didattici, permette di ammirare la necropoli con alcune tombe a cassetta litica e di ripari sotto roccia, ricavati sotto i massi caduti per antiche frane e frequentati dalla preistoria all'età moderna. Al di sotto di questi, gli archeologi hanno individuato frammenti di materiali dal Neolitico all'età del ferro. Proprio l'analisi dei reperti archeologici ha permesso di comprendere come l'insediamento si inserisse nella rete di scambi tra le regioni dell'Europa del Nord e il Mediterraneo sin dal Neolitico e fosse in stretto rapporto di scambi materiali e culturali con l'area padana e quella transalpina. La Valsusa, dunque, costituiva già allora un luogo di passaggio di grande importanza nell'arco alpino. Tra i siti della Valsusa, l'area a monte di Monpantero si distingue per un'eccezionale concentrazione di arte rupestre, graffiti e pitture, la cui datazione andrebbe dalla tarda età del bronzo alla media età del ferro. Qui si trovano incisioni a meandri e figurative, oltre a una piccola area sacra con pitture di scene mitologiche. Sono numerosi i confronti tra queste forme di arte rupestre e i siti archeologici d'Oltralpe. Sin dalla fine dell'Ottocento è conosciuto il ruolo importante che l'area di Vaie dovette costituire per l'insediamento umano tra Neolitico finale ed età del rame. Ritrovamenti fortuiti prima e successive indagini archeologiche permisero di individuare nel riparo rumiano il fulcro di questo sito. Dei molti reperti in pietra e frammenti ceramici rinvenuti, solo una piccola parte è sopravvissuta fino ad oggi ed è conservata presso il Museo d'Antichità di Torino, ma il sito è stato inserito in un suggestivo percorso di visita, che parte dall'area attrezzata della Pradera e sale fino al riparo rumiano, luogo dei rinvenimenti più importanti. Da qui si sale alla Baità, un declivio punteggiato di terrazzamenti e piccole costruzioni addossate ai grandi massi. È verosimile che l'insediamento preistorico interessasse entrambe le aree. La visita culmina con il Museo Laboratorio della Preistoria, ove sono custoditi alcuni calchi e ricostruzioni sperimentali degli oggetti rinvenuti nell'area. Nel museo, grazie all'ingente apparato didattico basato sull'archeologia sperimentale nello studio delle tecnologie antiche, è possibile rivivere il quotidiano, i materiali utilizzati, la tecnologia impiegata e le attività dell'uomo preistorico. Il museo coordina molti laboratori aperti al pubblico, permettendo di avvicinarsi in modo semplice e coinvolgente a questo tassello della storia millenaria del territorio. Queste tre aree non sono che un esempio delle numerose testimonianze della preistoria e della protostoria ancora visibili in Valsusa. Un primo passo nell'affascinante percorso di scoperta di questo straordinario patrimonio del territorio.